che il decreto sblocca Italia non fosse andato giù agli ambientalisti era ormai palese, ma nelle oltre 60 pagine di articoli e commi si palesano tutte le modifiche che oggi fanno urlare in Abruzzo al rischio petrolizzazione e rischio ambientale. L'articolo 36 in particolare si occupa delle misure a favore degli interventi di sviluppo nelle regioni per la ricerca degli idrocarburi. E proprio su questo punto si palesa il primo grande rischio per i proprietari terrieri abruzzesi. Dice il Forum Abruzzese dell'Acqua, viene concesso il vincolo preordinato all'esproprio. Tradotto, si può bloccare per 6 anni un terreno agricolo senza avere certezza dell'esistenza di idrocarburi. Il problema riguarda la posizione al vincolo preordinato all'esproprio. Cioè, anche adesso funziona così, ma questo riguarda soltanto la concessione e riguarda l'autorizzazione alla costruzione del pozzo, ed è normale che sia così, perché un conto è dire io cerco gas e petrolio su un'area vastissima, no? Dopodiché quando avrò trovato quello che cerco, allora chiedo di poter espropriare quel pezzetto di terreno. E ancora, più di carattere prettamente statistico, nel territorio italiano si conta che le fonti di idrocarburi potrebbero soddisfare una domanda nazionale non oltre per 2 mesi e allo stesso costo di quelle provenienti dai grandi pozzi petroliferi. Non si capisce dunque perché l'Abruzzo debba diventare vittima di trivellazioni a tempo determinato. Le scorie inoltre resterebbero sui terreni inquinando ogni coltivazione. Ricordo che lo statuto della Regione Abruzzo indica il percorso per questa regione verso la regione dei parchi, la regione verde d'Europa. La nostra economia si sta indirizzando verso la sostenibilità. Ora Renzi e i partiti che lo appoggiano ci vogliono indirizzare verso un binario morto dell'economia.